Un ristorante. C'è un ristorante. Pronto. Pronto. Pronto, Angelo. Giampiero Galeazzi. Senti. Ciao Giampiero. Sono Giampiero. C'è un po' di casino che sto in pizzeria. Certo, si sente. Ehi, hey, Ferrari, mi dico. Mi dico, porchi. No, Ferrari. Roberto lì. Angelo, ti sei ripreso? Ti sei ripreso, Angelo? Sì, no, che mi ha chiamato il proprietario della discoteca Fabbrica di Perugia. Sì. E stava molto preoccupato, mi ha detto che dopo l'ottavo Cuba Libre ti hanno dovuto caricare in macchina a sacco morto. E non dai più segni di vita. Scusate un attimo, mi scusi, cameriere, io ho ordinato la pizza già da 20 minuti, però. Guardi, le prossime che escono dal forno sono le sue. Ho capito, pure prima mi ha detto così, sono passati 20 minuti, mi sono mangiato 3 kg di cristine, che c'è? E poi ho ordinato la margherita, non è che ho ordinato sta cosa complicata, il signore vicino a me è arrivato da 5 minuti e è già arrivata la pizza, scusa. Mi scusi, adesso vado a vedere, vuole ancora un po' di cristini intanto? No. E me porti sti cazzo dei cristini. No. E che gli devo dire? Scusate, ma qui a Milano per mangiare la pizza bisogna aspettare il condone edilizio, mortacci, forza, mortacci. Sono qui con il mio cameraman Lopez. Lui si è, non so, lo conoscono tutti, lui si è già mangiato un piatto di pasta e ceci ed è già pieno. Io so a morire di fame. Lopez, allora ti piace sta pasta? Com'era sta pasta? Era buonissima. Che cazzo. Oh, Lopez, io devo ancora mangiare e quando devi fare te ne vai in gira, capito Lopez? Guarda che ho già fatto richiesta in Rai per un altro cameraman. Solo che fino a quando tuo zio è vice direttore stai a posto. Appena tuo zio perde di grado ti mando a lavorare a Junior TV. Cameriere, allora arriva sta pizza o no? Guardi, dovrebbe essere in questa infornata. L'altro signore è a posto? Sì, grazie, io sono a posto. Appostissimo. Ah, ecco la sua pizza. Ha detto il mio titolare che la pizza è offerta. Il titolare della pizzeria è l'assessore Giovinazzo. No, guarda, non me va più, sto pieno dei cristini, ho l'indigestione dei cristini, mi porti un caffè, comunque, a parte la lentezza, il locale mi piace, c'è bella gente, poi mitico Giovinazzo, l'assessore, è bello pulito, va bene. Senta, signor Galeazzi, potrei fare una foto con lei? Niente, signor Galeazzi, potrei fare una foto con lei? È normale che te la chiedo. Vabbè, vieni qua, va. Facciamo una bella foto, poi mi raccomando attaccatela bene all'ingresso, vai Mirico, facciamo la foto, cheese, eccolo qua, fatto, spero che sia una foto mitica, una foto da conservare, una foto che raccolga un attimo della tua vita, oggi 26 novembre 2001, Giampiero Galeazzi e Nedo, mitico Nedo, cameriere della pizzeria Grotta Azzurra, grande Nedo, tieni, questo è il mio numero di telefono, te lo scrivo qua, chiamami quando vuoi, chiamami quando vuoi, tieni Nedo, vai mitico. Grazie, grazie tantissimo e arrivederci. Ciao medico, ciao, piglia dalla foto, vai, ciao, grande. Sulla lapide devi mettere sta foto, ma vaffanculo, ho dato il numero di Gianni Trudi, ho dato.